Via. Ok, buongiorno a tutti. Allora, Buongiorno a te. con la nostra cara amica Sedia andiamo a svolgere una lezione di ginnastica. Che sia una sedia comoda, possibilmente senza braccioli, in modo tale che si possa avere la massima libertà di movimento delle braccia. Il sedile. Mettiamo il sederino ben poggiato sul sedile della sedia e la schiena poggiata sullo schienale della sedia. Qualora non doveste avere lo schienale perché magari state utilizzando la fitball, ovviamente l'impegno muscolare sarà maggiore perché? Perché i muscoli che tengono la colonna dritta, allineata, lavorano costantemente, ok? Quindi dipende dalla vostra resistenza. A uno sforzo prolungato. Gambe le mettiamo larghe un pochino più delle nostre spalle, le braccia le rilassiamo e lasciamo il più possibile morbide lungo i fianchi, i piedi con l'alluce, il mignolo e il tallone poggiano bene a terra come fossero tre ventose. Braccia lungo i fianchi, abbiamo detto. Sederino ben poggiato sul sedile della sedia. L'osso sacro, se avete lo schienale che parte dal sedile, poggiatelo sullo schienale della sedia, così come le scapole e la nuca, che devono stare sulla stessa linea, sullo stesso piano. Le scapole le facciamo scivolare lungo la schiena, come se le volessimo infilare nelle tasche posteriori dei pantaloni. In questo modo le spalle si allontanano dalle orecchie. Cerchiamo di mantenere le spalle lontane tra loro dalla parte del petto, allungando al massimo le clavicole. Manteniamo le orecchie lontane dalle spalle e la nuca lontana dal coccige. Questo vuol dire che la nostra testa la andremo a spingere un pochino verso il soffitto costantemente, così da allungare bene la colonna. Sulla stessa linea della colonna andiamo a disporre il naso, il mento, lo sterno, l'ombelico ed il pube. In questo modo saremo allineati e il più possibile simmetrici. Rilassiamo la fronte, le palpebre, le labbra, manteniamo la gola rilassata e la lingua morbida. Prendiamo aria con il naso e fuori l'aria dalla gola come se volessimo appannare uno specchio davanti al nostro viso. Quindi aria calda esce direttamente dalla nostra gola. Prendo aria nel naso e fuori l'aria dalla gola. Prendo e fuori. Vi ricordo le tempistiche della respirazione. Inspiro contando mentalmente 4 secondi. Poi mantengo l'aria dentro in apnea inspiratoria contando 4 secondi. E poi espiro dalla gola 6-8 secondi. Quindi lentamente un filo d'aria esce dalla nostra gola per 6-8 secondi. E ancora una volta inspiro 4. Mantengo l'aria dentro 4, espiro 6, 8. Ok, adesso andiamo a dare una direzione all'aria che entra e avremo la respirazione di pancia, la respirazione costale, la respirazione sternale. Quindi partiamo con la respirazione di pancia. Innanzitutto, se abbiamo elastici che costringono l'addome, li abbassiamo, li posizioniamo sulle ossa del bacino, qui sulle creste iliache. Le mani possibilmente le mettiamo sulla pancia, così da sentire i movimenti della nostra pancia. E inspiriamo nel naso e cerchiamo di portare l'aria verso la pancia come se volessimo gonfiare un palloncino nascosto al dentro la nostra pancia, ok? Quindi inspiro
Sentiamo la pancia che si gonfia. Mantengo l'aria dentro. E poi lentamente espiro dalla gola. E la pancia si svuota, si scava. Con l'ombelico che mentre espiro cerca di andare verso lo schienale della sedia. Ok? E ancora, prendo l'aria nella pancia, mantengo l'aria dentro e fuori l'aria dalla gola. La pancia si svuota, si scava, diventa concava come una conchiglia, come un cucchiaio, e l'ombelico cerca di attaccarsi alla vertebra che sta esattamente dietro l'ombelico. Quando prendo l'aria nella pancia, dobbiamo rilassare il pavimento pelvico, quindi rilasso ano e organi genitali, avendo la sensazione che si gonfi la vescica insieme alla pancia. Quindi inspiro, rilassando il pavimento pelvico, e ho la sensazione che la vescica e la pancia si gonfino insieme. Mantengo l'aria dentro e poi lentamente fuori l'aria dalla gola. La pancia si svuota, si scava, diventa concava come una conchiglia e l'ombelico cerca di ancorarsi alla vertebra che sta dietro. E ancora una volta, inspiro, mantengo e fuori. Perfetto. Ora andiamo a fare la respirazione costale. Quindi, immaginando che la maglietta diventi improvvisamente stretta sotto le ascelle, che cosa facciamo noi per allargarla? La allargheremo cercando di portare l'aria verso le ascelle. E quindi inspiro, portando l'aria verso le ascelle, sentendo il torace allargarsi. Mantengo l'aria dentro e poi lentamente fuori l'aria dalla gola, e cercheremo di strizzare i nostri polmoni con le costole, quindi cercheremo di far scivolare il più possibile le costole dentro il bacino, sentendo il torace restringersi. Quindi inspiro verso le ascelle, mantengo l'aria dentro e poi lentamente fuori l'aria dalla gola, e facciamo scivolare le costole verso il bacino come se le volessimo infilare dentro l'imbuto. E ancora inspiro verso le ascelle, mantengo e fuori. Sentite quando espirate il torace che si restringe e che si abbassa, quindi si avvicina al bacino. È come se torace e bacino divenissero un unico pezzo. E ancora, inspiro verso le ascelle, mantengo e fuori. E ancora, inspiro, mantengo e fuori. Ok, adesso andiamo a fare la respirazione sternale. Quindi andiamo a lavorare sulla parte alta del nostro torace e solleciteremo lo sterno a muoversi in questo modo. Se seguite il movimento della mia mano, così farà il nostro sterno. Ok? Per fare questo tipo di respirazione dobbiamo cercare, durante l'inspirazione, di portare l'aria in mezzo alle scapole. Ok? Quindi mantengo sempre la gola rilassata, soprattutto durante l'inspirazione. Appoggiamo una mano sull'ombelico, una mano subito dopo il petto col pollice che si appoggia sopra lo sterno. E da qua, inspirando, porto l'aria in mezzo alle scapole e sento il petto che si gonfia e lo sterno che sale qualche millimetro più vicino al naso. Mantengo l'aria dentro e poi lentamente fuori l'aria dalla gola.
rilasso la gola, rilasso il petto, come se volessimo fare un sospiro di sollievo, e lo sterno si abbassa e si avvicina al pube. Prendo l'aria tra le scapole, mantengo l'aria dentro e poi lentamente fuori l'aria dalla gola, rilasso la gola, rilasso il petto e lo sterno scivola mentre espiro verso il pube. Prendo l'aria tra le scapole, mantengo e fuori. E ancora una volta, inspiro tra le scapole, mantengo e fuori. Ancora due volte, inspiro tra le scapole, mantengo e fuori. Ultima volta, inspiro, mantengo e fuori. Molto bene. Ora andiamo ad unire le tre respirazioni, facciamo la respirazione unica, quindi parte dalla pancia, tenendo però l'ombelico leggermente premuto verso lo schienale della sedia e continuando ad inspirare porteremo l'aria verso le ascelle, tra le scapole, fino a che non ho la sensazione che l'aria sia arrivata in cima al capo. Questo quando inspiro. La sensazione è come se la colonna si allungasse durante l'inspirazione. Mantengo 1 o 2 secondi l'aria dentro, dopodiché fuori l'aria dalla gola e mentre espiro, come se volessi fare un sospiro di sollievo, lento, quindi un filo d'aria esce dalla nostra gola, lo sterno si abbassa, scivola verso il pube mentre le costole si avvicinano tra loro e nel frattempo la pancia si scava con l'ombelico che tende ad avvicinarsi allo schienale della sedia. Quindi rilasso il pavimento pelvico, tengo l'ombelico leggermente premuto e inspiro dalla pancia verso le ascelle, tra le scapole, fino a che non ho la sensazione che l'aria sia arrivata in cima al nostro capo. Mantengo l'aria dentro e poi lentamente rilasso la gola, rilasso il petto, lo sterno scivola verso il pube, le costole verso il bacino, la pancia si scava, si svuota, con l'ombelico che viene risucchiato verso la nuca. E ancora, inspiro, dalla pancia, verso le scapole, sotto le ascelle, su, fino in cima al capo. Ricordatevi, un accenno di sorriso con gli occhi e con la fronte. Mantengo, e fuori l'aria dalla gola, rilasso il petto, lo sterno scivola verso il pube, le costole verso il bacino, la pancia si scava, si svuota con l'ombelico che viene risucchiato verso la nuca. E ancora una volta, inspiro, mantengo, espiro. Ok. Adesso andiamo a fare la mobilità articolare. Partiamo dalla nostra colonna e andiamo a lavorare sull'estensione e sulla flessione. Io, se riuscite, vi consiglio di spostarvi un pochino dallo schienale della sedia, rimanendo sempre in appoggio con il sederino sul sedile della sedia, le mani poggiate sulle nostre ginocchia, partiamo con la colonna il più possibile allineata, grande Luca, e da qui, inspirando, andiamo a ruotare il bacino, si dice in avanti perché quando il coccige va indietro il bacino fa un movimento in avanti, la nuca indietro quindi verso il coccige, lo sterno va in avanti,
Quindi questo è il gatto e inspiro durante questa posizione. Dopodiché espiro e faccio esattamente il contrario. Sguardo verso l'ombelico, il pube verso il naso, il centro della schiena dietro lo spingo verso il sedile della sedia. Le spalle vanno un pochino avanti. Espiro durante questa posizione. Ed è il cammello. E di nuovo inspiro. Espiro. 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 Da qui andiamo a fare subito lavoro sulla catena anteriore e posteriore, quindi è un'aggiunta a quello che abbiamo appena fatto. Quando inspiro, vado in su con le braccia, cerco di spingere le braccia indietro, spingo il petto in fuori, guardo il soffitto. Quando espiro, stendo la gamba destra avanti, sguardo verso l'ombelico e con le mani vado a toccare la punta del piede destro. Torno su, piego la gamba e cambio, giù fuori l'aria. Cambio, su prendo e giù fuori. Prendo e 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 fuori. Torno su. E adesso vado a flettere lateralmente il tronco. Immaginate che cada un oggetto, o comunque che dovete prendere un oggetto da terra e riportarlo al centro. Questa è la flessione laterale, mantenendo il bacino stabile. Quindi, per sicurezza, allarghiamo le gambe in modo tale da avere un maggiore supporto. Poi, il lato verso cui vado a flettere la colonna e quindi anche il capo sarà il lato su cui il piede a terra spingerà di più contro il pavimento, proprio per controbilanciare la flessione della colonna, ok? Quindi usiamo anche le braccia in modo tale da allungare bene il lato opposto verso cui mi fletto. Torno giù, prendo l'aria e fuori l'aria. Prendo, le braccia ritornano giù e fuori. Prendo e fuori.
prendo e fuori, prendo. Se volete potete guardare verso il pavimento con il capo, eh? Prendo e fuori, prendo e fuori, prendo e fuori, prendo, 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 fuori. Ok, e adesso andiamo a fare la torsione, una volta verso destra, una volta verso sinistra, cercando di mantenere il bacino fermo, cioè è la colonna che deve ruotare e non il bacino, ok? Perché sennò non andiamo ad ammorbidire le tensioni. Quindi il bacino fermo e quello che dovrà ruotare sarà la colonna e quindi il tronco, ok? Di conseguenza ci aiutiamo con la mano opposta al lato di rotazione per spingere e cercare di ruotare un po' di più. Parte prima il capo che ruota verso dietro, poi la spalla, poi la scapola e poi il resto della colonna. Quindi inspiro, espirando, ruoto verso destra, torno al centro, prendo l'aria, espirando, ruoto verso sinistra, torno al centro, prendo l'aria e fuori l'aria, prendo l'aria al centro e cambio fuori l'aria, prendo l'aria al centro e cambio fuori l'aria, prendo l'aria al centro e cambio fuori l'aria, prendo l'aria al centro, cambio fuori l'aria, prendo aria 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 al centro, cambio fuori l'aria. Molto bene. E da qua cerchiamo di fare questo. Allora, allungo le braccia nelle direzioni opposte e poi cerco di toccare dietro tra le scapole. Cambio, allungo e cerco di avvicinare. E 3 4 5 6
7, 8, 9, 10. Molto bene. Secondo giro, un pochino più veloce. Sono sempre 20 ripetizioni esercizio. La transizione tra una posizione e l'altra dello stesso esercizio. Ok? Ripartiamo col gatto e il cammello. Quindi, mani sulle ginocchia e da qui. Inspiro. 1 e il cambio. Espiro. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. E ancora. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. E da qui andiamo a completare l'esercizio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Molto bene. E flessione laterale del tronco. Da qui, via, e prendo fuori. 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, e andiamo a ruotare. Ok, quindi prendo l'aria, ogni volta ripasso per il centro e fuori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ultimo,
andiamo a toccare dietro tra le scapole le nostre mani e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e giù. Bravissimi. Ok, sciogliamo un attimo le spalle, mani sulle spalle e andiamo a fare grandi cerchi con i gomiti lateralmente, ok? Disegniamo dei cerchi, prendo l'aria all'interno, fuori l'aria all'esterno, fuori, prendo, fuori, prendo, fuori, prendo, fuori, cambio verso, dietro prendo l'aria, avanti fuori l'aria, prendo, fuori, 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 prendo e giù. Ah. Allora, adesso, da qui, andiamo a fare questo movimento, ok? Dal basso chiudo verso l'alto. Pronti? Vai! 1, 2, 3, 4. Immaginate di spostare acqua in avanti e verso il centro. 7, 8, 9, 10. Ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Molto bene. Da qua, se riuscite, allora sto alternando, Vedete? Spingo dietro, mantengo i gomiti dietro la schiena e alterno 1 e 2, braccio destro e braccio sinistro. Dai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ancora. 1, 2, è come se dovessi spingere acqua dietro, 4, spingo, 6, 7, 8, 9, 10 e insieme, 1 e 2, mantengo i gomiti dietro la schiena, e 3, il busto leggermente flesso in avanti, 5 e 6 e 7, 8, 9, 10, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, giù, bravi,
Adesso da qui vado a sollevare lateralmente braccio destro e braccio sinistro, ok? E come se dovessi spingere acqua col dorso della mano verso il soffitto. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cercando di mantenere le spalle lontane dalle orecchie, 10, dai ancora, 1, 2, la testa bella alta, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e insieme e su, 2, 3, 4, spingo acqua verso l'alto, 6, 7, 8, 9, 10, e ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e ancora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, morbidi. Ci siamo? E adesso andiamo a spingere in avanti alternando braccio destro e braccio sinistro e poi insieme, ok? Quindi spingo e spingo. Ogni volta che spingo fuori l'aria. Mi raccomando, la fine della spinta la spalla la sentirete leggermente avanzare rispetto all'orecchio. Quando ritorno indietro porto il gomito un pochino dietro il tronco, ok? 3, 2, 1 e fuori l'aria spingo e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 e 9 e 10 e ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e insieme spingo 1, 2, 3, 4, 5, fuori l'aria quando spingo, 6 e 7 e 8 e 9 e 10, ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, giù. Molto bene. Adesso andiamo a fare lo stesso movimento di spinta verso l'alto, perché noi possiamo spingere verso avanti, verso il basso e verso l'alto, ok? Quindi da qua, sempre alternando braccio destro e braccio sinistro, e poi andiamo a lavorare con tutte e due le braccia, con i palmi il più possibile rivolti verso il soffitto, ok? Da qui, inspiro e fuori l'aria, su, 1 e 2 e 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e insieme 1,
due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, e ancora uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, ancora dieci, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, giù, ah, bene. Adesso andiamo a lavorare, invece che sul gruppo di spinta, sul gruppo di trazione, ok? Quindi, da qua, immaginiamo di avere sempre una resistenza a base di acqua, quindi come se foste in una piscina nel mare e doveste spingere l'acqua col palmo della mano dal basso verso l'alto, ok? Lo facciamo alternato, destra-sinistra, e poi insieme. Pronti? 3, 2, 1, vai! 1 e 2 e spingo acqua su, verso l'alto, e 5, 6, 7, 8, 9, 10 e ancora su, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e insieme e 1, spingo acqua su, dai, 3 e 4 e 5 e spingo su e su e su e su e ancora vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dai, 10 e 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, perfetto, molto bene. Da qua, ragazzi, io vado a cercare l'acqua dall'alto e la spingo indietro, ok? Quindi da qui, 1, 2, 3, ci siamo? E su, e spingo dall'alto verso dietro, dall'alto verso dietro, vai, 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, 8, 9, 10, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, insieme, 1, 2, 3, 4, spingo dietro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora 10, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, molto bene.
E adesso proviamo a fare questo. Allora, dobbiamo flettere il busto un pochino avanti, così. Appoggiarsi un po' con la pancia sulle cosce e ci troveremo in questa posizione. Da qua andiamo ad aprire il braccio verso l'esterno, ok? Quando apriamo il braccio verso l'esterno, dobbiamo cercare di richiamare la scapola verso la colonna. Guardate. Uno, due, ok? Quindi, tre, due, uno, e uno, due, tre, quattro, il busto è flesso in avanti, cinque, sei. Io le braccia ce le ho appoggiate sulle ginocchia, ogni volta che ritorno sono appoggiato, e uno, due, tre, quattro, cinque, sei, spingo il polso dietro, otto, nove e dieci, e insieme spingo il polso dietro, uno, due, tre, sentite le scapole che si avvicinano dietro la colonna, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, ancora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, ultimi dieci, dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, e giù ragazzi. Ah. Allora, da qui afferriamo il nostro capo sulla tempia sinistra, scusate, destra, e la flettiamo verso sinistra. La mano destra cerca di toccare il pavimento, ovviamente tra virgolette, eh? Da questa posizione non faccio altro che ruotare il mento verso la spalla e continuo. Quindi guardo per terra a sinistra. Torno al centro e cambio, fletto il capo verso destra. Quindi con la mano destra afferro la tempia sinistra e fletto il capo verso destra. Con la mano sinistra cerco di toccare il pavimento. E ruotiamo il mento verso la spalla destra, quindi sguardo in basso a destra. Ritorno lentamente al centro, con il mento disegno il profilo del collo, della parte anteriore del collo della maglietta, quindi
inspiro, solo anteriore, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. E ok. Bravi ragazzi.